Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Pokémon XD Tempesta Oscura. In questa puntata siamo tornati a Sulfuria, poiché ci hanno avvisato che uno dei passeggeri della MN Libra ha qualcosa da dirci, a cui è stato sottratto appunto uno dei Pokémon scomparsi. Quindi dirigiamoci verso a trovare questo buon uomo. Guardate quel bodyguard tutto muscoloso che alla fine non ha saputo difendere la sede dell'OMS. Vediamo un po', saliamo verso destra e dovremo raggiungere l'ultimo piano, andare dai nostri cari direttori che hanno preso parte nella guerra contro la situazione cripto con i loro servizi mediatici. E adesso continuiamo la salita, l'ascesa verso il potere. Eccoci qua, dovremo essere subito, non all'ultimo piano, no, ne manca un altro. Che fa quello con la pistola? Ma che tutti strani sono qua dentro. E a questo punto dirigiamoci a parlare con il nostro caro amico. Entriamo in questo bell'ufficio e vediamo un po' se ha qualcosa da dirci. Laila mi ha raccontato quanto è successo a Diamantopoli. Non riesco a credere che abbiano preso in ostaggio persino Giustino. A proposito, quell'anziano signore è venuto fin qui con la sua nipotina. Ha bisogno di aiuto per ritrovare un Pokémon. Nin, ti dispiacerebbe andare a sentire se puoi aiutarlo? Ma certo. Mi dispiace, non so più cosa fare. Hai sentito parlare della scomparsa della nave MN Libra? Il Pokémon della mia nipotina era a bordo ed è scomparso insieme alla nave. Si tratta di un Pokémon che ho trovato mentre lavoravo nel mio giardino. Si nascondeva fra i miei bonsai. È una nuova specie, ne sono sicuro. Ti supplico, ritrova il mio Pokémon. Se non puoi farlo per me, fallo almeno per la mia nipotina. Accettiamo la missione. Oh, grazie, sei così gentile. Il nostro Pokémon si chiama Bonslime. Assomiglia a una pianta in un vaso. Per favore, aiutati. La mia nipotina ha una foto di Bosley, chiedile di farti andare a vedere. Ah, Bosley, famosissimo. Cercheremo anche noi di raccogliere informazioni, ma a dire il vero è come cercare un ago in un pagliaio. Per il momento non possiamo far altro che raccogliere informazioni e seguire da lontano i movimenti dell'associazione Crypto. Nin, sei completamente sporco di sabbia, cosa ti è successo? Nin spiega che cosa gli è accaduto a nord del deserto. Che notizia, potrebbe trattarsi del nascondiglio di Crypto. Però è così impossibile attraversare il deserto con un semplice scooter, non sarà facile arrivarci. Sai chi potrebbe aiutarti? Webb, a Porto Pontipoli, è la persona adatta. Sì, certo, ottima idea, Beat. Webb è un amico di lunga data, un negozio di ferramenta, insieme al suo nonno, Makan. Come lo conosci? Allora non c'è tempo da perdere. Lo chiamerò, sono certo che troverà qualcosa che ti permetterà di attraversare il deserto. Benissimo. E a questo punto, accettata la missione del giovane Bonsly, dirigiamoci a Porto Pontipoli, a bordo del nostro magico scooter. Che poi nel gioco precedente avevamo un bellissimo Overcraft, non capisco perché da scooter ad Overcraft siamo caduti così in basso. Quindi andiamo fuori dalla sede dell'OMS e dirigiamoci verso la città. Comunque, mamma mia, questo gioco alla fine, signori, non so voi, ma la grafica, i colori così spenti, mettono un po' di tristezza. Rento un bel po'. Potevano metterci un po' più di colore come un Wind Waker, no? Hanno voluto far così. Boh. A questo punto raggiungiamo il nostro scooter parcheggiato. Immaginate, sarebbe forte se ce lo rubassero. Bellissimo, perché questo non lo lascia neanche con il lucchetto, lo lascia così per strada. Da tanto. Nei giochi di Pokémon sono tutti bravi ragazzi. Usciamo e saliamo a bordo del nostro scooter e dirigiamoci verso Porto Pontipoli. Chissà come starà il dottor Caminco, quanti bei ricordi. E raggiungiamo subito la nostra bellissima città. A questo punto dovremo andare un attimo alla nostra ferramenta. Eccola qui. L'abbiamo superata. E a questo punto entriamo nella ferramenta per parlare con il nostro caro giovane genio. Il negozio di ferramenta è pieno, bla. A questo punto parliamo. Come la Anin, Beat mi ha detto che vuoi attraversare il deserto e vorresti farlo col tuo scooter, hai bisogno di una modifica. Ma come al solito il nonno non c'è ed è l'unico a sapere dove siano i pezzi che abbiamo qui in negozio. Chiaramente. Ed ecco il notiziario dell'OMS. Salve telespettatori, vi parla Lani, il manager dell'OMS. Abbiamo uno scoop molto speciale per voi. Le azioni coraggiose di un ragazzo hanno fermato un gruppo di criminali dell'associazione Crypto che si erano infiltrati a Diamantopoli. Nel nostro filmato potete vedere il ragazzino e i suoi Pokémon mentre mettono in fuga il criptenente dello stadio della città. Il piano dell'associazione Crypto era quello di impossessarsi della città rimpiazzando gli abitanti con i suoi affiliati. L'associazione Crypto aveva anche preso di mira l'OMS nonostante questa battuta d'arresto.
Crypto non sembra intenzionata a cessare le sue attività criminali. Le autorità hanno messo in guardia i cittadini sulla possibilità di ulteriori attacchi. Come avete potuto vedere, l'associazione Crypto è ritornata più vendicativa che mai. L'OMS si impegna a tenervi continuamente aggiornato sulle vicende e a fornirvi informazioni molto accurate sulla sua attività delle Crypto. Bla bla bla. Dobbiamo impedire all'associazione Crypto di portare avanti la sua politica del terrore. Impegniamoci col coraggio a proteggere la pace nella regione di Auros. Sì, uno per tutti e tutti per uno. È eccezionale, voglio dire, sapevo che era eccezionale, ma non sapevo in che misura. Che strana sensazione, poco fa ti ho visto in TV e ora sei qui davanti ai miei occhi. Ah, ho capito, adesso vuoi modificare il tuo scooter per andare a dare una bella lezione all'associazione Crypto, non è così? Il nonno non è mai in negozio, che stress. Te n'è andato di nuovo alla villa del dottor Caminco, ti conviene andare a cercare lì. E vedete, parlavamo del dottor Caminco, adesso andiamolo subito a ritrovare quel vecchio volpone. Che avrà inventato qualche nuova... Signori, il signor Bonifacio! Vediamo un po'. Oh, chi si vede? È da molto che non ci incontriamo. Hai fatto l'eroe a Diamantopoli, non è vero? Sei un ragazzino intraprendente. Ecco il povero Bonifacio. Ente più alto penso di intelletto che di statura. A questo punto abbassiamo Porto Pontipoli. Allontaniamoci da questa bella città sul mare. E dirigiamoci verso la villa del dottor Caminco e del suo simpatico assistente. Eccoci a bordo del nostro scooter delle meraviglie. Chissà, ci saranno nuove notizie, nuovi sviluppi? Mamma mia, che luogo lugubre. Mamma mia. Sembra che c'è morto qualcuno. Aspetta, chi là? Oh, non mi ricordo più quella voce di Ugo, aspettate. Deve essere ancora un ladro, ma quanti ladri ci sono in giro? Ugo sistemerà le cose, alto là! Sono Ugo! Ugo è l'assistente numero uno del dottor Caminco! L'unico assistente è Ugo, quindi Ugo è l'assistente numero uno! E parte subito la lotta di nuovo contro Ugo, aiuto Caminco. No, mamma mia, che tipo! E quindi ecco che manda in campo Sankern e Geridos, sempre ad un livello basso immagino. Poverino! E mandiamo in campo Spiel e Nuzleaf. Benissimo, penso lo distruggeremo. Chissà poi se avrà allenato i suoi Pokémon, se saranno rimasti. Sì, sono abbastanza allenati. Usiamo Gelo-Raggio su Sankern e Forza Segreta su Gyarados. Perfetto. Gyarados è un Pokémon forte perché le mosse erba non hanno effetto su di lui. Un bel guaio. Speriamo che Spiri non tentenni. Nuzleaf usa Forza Segreta. Coraggio Nuzleaf. Ah, non gli abbiamo fatto veramente un bel niente. Gyarados è stato avvelenato, perché essendo una lotta sull'erba, per fortuna abbiamo questo effetto aggiuntivo. E Spiel utilizza Gelo Raggio che abbiamo appena trovato nello stadio di Diamantopoli. Finalmente il nostro Pokémon ha una marcia in più. E adesso accaniamoci contro il povero Gyarados, che è stato avvelenato. Ora usiamo... con Gelo Raggio, sì, e usiamo... Giga Stordimento, usiamo le mosse più potenti. Gyarados riutilizza Morso! Niam! Speriamo che non tentenni il povero Nuzleaf. Nuzleaf usa Giga Assorbimento. Oh, questo gli farà parecchio male. No, neanche poi così tanto. Però almeno ricarica un po' la nostra salute. E coraggio, Spiel utilizza Gelo Raggio! Bella come mossa, l'hanno disegnata bene almeno. E Gyarados subisce un bel colpo e il veleno effetto su Gyarados. Ora a questo punto usiamo le mosse così, normali, è uguale. Usiamo Raggio Aurora e usiamo Forza Semitaglia. E Gyarados riutilizza Morso. Yeah! Vediamo un po', brutto colpo. Accidenti, che bel Pokémon. Usiamo Semitaglia. Coraggio, 1. E 2. E 3. Per una volta Semitaglia ha fatto il suo compito. E abbiamo eliminato così anche Gyarados nemico. E il nostro Nuzleaf sale al livello 30, un livello in più. Wow, ce l'abbiamo fatta, signori. E abbiamo avuto la meglio su Ugo. Aiuto, Caminco. Ha perso Ugo! E vinciamo ben 1560 monete. Vediamo, adesso magari ci riconoscerà. Ah, ma sì, sei tu! Ah, Ugo ha perso. Ugo non si dà pace. Ugo vuole la rivincita. Ugo. Oddio, non mi ricordo più la voce, aspetta, era tipo una voce da pazzo. Ugo, cosa sono queste urla? Oh, dottor Caminco! Ecco il giovane Caminco.
bello e affascinante. Ah, Ugo, stava cercando di dare una lezione a questo ladro. Un ladro? Un ladro, hai detto? I ladri non si meritano alcuna pietà, un amico che gli può dare una bella lezione. Dottore, non starei mica parlando di quell'amico? Proprio così. Ah, Ugo, hai capito perfettamente di chi si tratta. Preparati a qualcosa di grosso, sarà una bella lavata di capo. Chi sarà mai? Il tizio della ferramenta? Fatemi capire. Vedrai che bella sorpresa abbiamo in serbo per te. Se intendi scappare, tagli la corda adesso. No. Ah, quindi vuoi razziare proprio tutto? Te la sei voluta tu. Perfetto, è giunto il momento. Ascoltami bene. Il rombo del tuono si propaga nell'aria, ma il cielo rimane terzo. Che il tuono possa squarciare il cielo e fendere la terra. Pokémon Robot, dimostraci la tua grandezza. Forza, Groudon Robot! Oh mio Dio! Groudon Robot? Che cavolo di Pokémon è? Oh mamma! Speriamo veramente che non funzioni al meglio, sennò veramente siamo nei guai. Dove spunta? Dal centro della piazza? Sì, ecco, dalla fontana, ci avrei giurato. Ed ecco la fontana di Groudon scomparire per dare posto al Groudon Robot. Eccolo qui. Ecco Ugo che lo comanda, perfetto. Che combina guai. Proprio non ci riconosce. Vai, Groudon Robot! Wow, ecco contro chi dovrai lottare. Non dire che non eri stato avvisato. E parte la guerra contro Groudon. Proprio la guerra. Allora, povero Groudon, come ti finiamo? Speriamo che ci dia esperienza, ma penso di sì. Ecco su... come? Su un Flora e Gyarados? Ma scusatemi, non dovrebbe essere Groudon il nostro avversario? Coraggio, mandiamo Spill e Nuzleaf. Allora, a questo punto sostituiamo il nostro Nuzleaf con Jolteon. Non vogliamo perdere troppo tempo con Gyarados. Ora, con lui usiamo Geloraggio su Sunflora e con lui mettiamo Jolteon. Perfetto. Coraggio, Nuzleaf rientra e mandiamo in campo il nostro bel Jolteon. Benissimo, però io avrei sperato in una lotta contro Groudon, non contro questi due Pokémon. E comunque usa Morso, il povero Gyarados. E Spill riutilizza Geloraggio per mandare sicuramente KO su un Sunflora nemico. Benissimo. A questo punto manca il povero Gyarados. Con una mossa di tipo elettrico dovrebbe morire all'istante. Coraggio, è il turno di Oppip. Ah, è diventato più forte il nostro amico. Usiamo Geloraggio su Oppip e Tuono Shock su Gyarados. Ecco, con Jolteon dovremo insegnargli Fulmine. Se riusciamo a trovarlo sarebbe veramente un grande passo avanti. E comunque abbiamo eliminato Gyarados nemico con un solo colpo. E stiamo guadagnando esperienza su esperienza. È il turno di Tropius, un altro Pokémon di tipo erba volante. E a questo punto Oppip usa Parassiseme. Oppip. Che Pokémon inutile, scusatemi, ma la penso così. E Spill utilizza Geloraggio per mandare KO un altro Pokémon del povero Ugo Groudon, del povero Groudon Robot. E abbiamo mandato KO anche Oppip. E Jolteon dovrebbe fra poco risalire di livello. Geloraggio e Morso. Andiamo sul sicuro. E Jolteon usa Morso. Coraggio, Jolteon. Miam! E gli leviamo anche abbastanza vita. E almeno abbastanza la vita da essere eliminato con un bel Geloraggio. Tropius intanto utilizza Foglie Rama sul nostro povero Spill, che resiste brillantemente. Questo Pokémon è un portento. Jolteon evita l'attacco. E Spill riutilizza Geloraggio. Questo piccolo batuffolo così potente, non lo credereste mai. E comunque abbiamo eliminato un altro bellissimo Pokémon. Abbiamo sconfitto il povero Groudon Robot. Chissà. Molto bene. Vediamo un po' adesso quali altre minacce dovremo affrontare. Vediamo, forse si sarà convinto. Ha perso Ugo Robot! Ha perso Groudon Robot! Povero il nostro Ugo. Veramente poverino. Che pena. Poi uno si aspettava Groudon che usa eruzione, boh. Ma non può essere, il mio Groudon Robot è stato sconfitto. Fatti guardare. Ma sei Nin. Quanto tempo? Ah, bravo. Cosa? Ugo conosce il nostro presunto ladro? Ed è solo un ragazzino? Ma basta, basta stupidaggini! Vista la disfatta assoluta di Groudon Robot, non ha senso ultimare Kyogre Robot. Non credo che possa avere un qualche utilizzo.
Ugo, fai in modo che Kyogre Robot venga rottamato da Makan al negozio di ferramenta, capito? Cosa? Non finiamo di costruire Kyogre Robot? Ci mettiamo una bella pietra sopra e basta, tutto il progetto Pokémon Robot è andato a gambe all'aria. Dottore, aspetta, Ugo vorrebbe almeno tenere il Groudon Robot. Oh, non sono mica come te, robot da rottamare a me non interessano. Benissimo. Finalmente ci hanno riconosciuto. Sì, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Ugo vuole sapere cosa ti ha spinto a venire qui, fin qui oggi. Ugo sa che volevi incontrare l'uomo del negozio di ferramenta. Manca nella villa, Ugo ti suggerisce di dare un'occhiata. Nel frattempo Ugo mette via il Groudon Robot. Oh sì, Ninu, Ugo chiede se sei così gentile da dargli il tuo indirizzo di PDA. Ninu insegna a Ugo l'indirizzo del suo PDA. Il Groudon Robot verrà modificato da Ugo. Ugo vuole una rivincita opera ultimata. Benissimo, adesso entriamo nella villa. Dove sarà il nostro bel Makan? Makan! Ma qui non è. Tuo padre starà dando un'occhiata alle cose del dottor Cammino, immagino. Vediamo un po', andiamo verso destra. Vediamo un po'. Qui non c'è. Ah, forse è qui giù. Scendiamo giù. E andiamo a dargli un'occhiata. Makan, dove sei? Quanto pare qui non possiamo neanche andare, signori. Dove cavolo è? Ah sì, possiamo usare, vedete, questi ganci per spostarci da una direzione all'altra. Andiamo quindi verso giù. Sì, usiamo quest'altro gancio, perfetto, scendiamo ancora un altro po'. Ecco, dovremo riuscire a trovare. Ah, guarda quante belle Pokéball che stanno qui. Quindi dovremo riuscire a prenderle tutte, signori, eh. Quindi prendiamo un'altra volta il nostro bel cavo e scendiamo qua giù. A questo punto dovremo scendere. Andiamo qua e riutilizziamo il nostro bel cavo. Bene. E a questo punto lì abbiamo una bella Pokéball. No! Non ce l'abbiamo fatta. Peccato. Molto molto bene. Bene signori, scusate l'interruzione, adesso è il momento di continuare l'esplorazione di questa bella villa. Ok, qui troviamo un bel CD Lotta 05, ma dobbiamo prendere tutte le belle Pokéball. Quindi, mi raccomando, vediamo un po' di farcela. Andiamo qui. Oh, e prendiamo questa bella Pokéball. Ne abbiamo veramente un bel po'. Pieno zeppo di foglie di carta bianca. C'è scritto qualcosa, devo provare a leggere. Diario di Giovi numero 1. Top secret, nell'istituto Pokémon c'è una stanza segreta. Pare che nessuno sappia dove si trova. Giovi la troverà e ci farà una sua base segreta. Diario di Giovi numero 2. I robot qui sotto sembrano dei Pokémon. Uno rosso e uno blu. Forse funzionano, sarà vero? Ugo dice che Giovi non può farci un giro. Di sicuro Ugo non fa fare un giro a Giove perché i robot non funzionano. Ugo è cattivo. Insomma, dobbiamo però trovare quelle altre Pokéball. Dobbiamo trovare un modo per prenderle. Quindi mi raccomando, vediamo un po' dove possiamo andare. Allora, quello ci riporta lì giù. Quindi perfetto, dobbiamo fare tutto il giro più lungo. Dobbiamo allungare la faccenda. Adesso andiamo a quello verde. Andiamo a quello verde. No, forse andiamo a quello giallo. Andiamo a quello giallo, che lì c'è subito la Pokéball. Bene, prendiamo il nostro bellissimo cappio. Vediamo un po' a questo punto. Lì c'è una Pokéball? No. Questo qui dove ci porterà? Ci porta qui da quest'altra parte. Ah, e questo ci riporta al punto di partenza? Vediamo un po'? Sì. Comunque ritorniamo nella villa del dottor Kamiko. Lasciamo quella Pokéball al suo destino. Dovremo, penso, parlare con lui a questo punto, visto che non l'abbiamo trovato. No, qui c'è, vedete, c'è un'altra porta. Ehi tu, l'accesso a quell'area si è veramente evitato. Ma non importa, il laboratorio di ricerca nel seminterrato non custodisce più segreti. Sei libero di entrarci, ma fa attenzione a non disturbare Makan. Perfetto, ed entriamo in questo bel laboratorio segreto. Vediamo un po'. Scendiamo qui giù, prendiamo l'ascensore. Ti pare in questo gioco gli ascensori hanno veramente un ruolo dominante. Comunque, se scendiamo, possiamo prendere le varie Pokéball. Questo sarebbe il Kyogre Robot che Kamiko stava mettendo a punto. Mi è stato chiesto di rottamarlo, a mio avviso però si tratta di una macchina ben fatta. Ah, mi ha fatto prendere un bello spavento. Tu chi sei? Arrivi dall'istituto Pokémon? Sono il proprietario del negozio di ferramenta di Porto Pontipoli. Come sta il direttore dell'istituto, il professor Germano, giusto? Mi spiega a Makan che cosa è accaduto. L'associazione Crypto è di nuovo in auge. Credevo fosse uscita di scena 5 anni fa, ma a quanto pare è rinata. Vuoi che modifichi il tuo scooter affinché tu possa attraversare il deserto? Di sicuro sei molto coraggioso a voler fronteggiare l'associazione Crypto da solo.
Comunque io ci sto, modificherò il tuo scooter. Le buone azioni non possono attendere. La prima cosa devo organizzare il trasporto di questo Kyoke robot nel mio negozio. Ci vediamo lì. Benissimo. Che lavoraccio è stato, finalmente ce l'ho fatta. Ho trasformato il tuo scooter in un veicolo a cuscino d'aria. Adesso puoi attraversare qualsiasi deserto. Dai, provalo subito. Comunque io direi di tornare a prendere quella Pokéball dal dottor Kamiko. Secondo me c'è qualcosa di prezioso. Quindi presto, torniamo dal dottor Kamiko e andiamo a prendere quella Pokéball. E poi dirigiamoci magari verso il deserto. Coraggio. E saltiamo in sella nel nostro magico scooter. E torniamo alla villa del dottor Kamiko per la Pokéball. Vediamo. Cavolo, se la mettono così in modo da non fartela prendere per attirare la tua attenzione. Se ci fosse uno strumento brutto, veramente mi incavolerei un bel po'. Prima che adesso Ugo non riscocci. Vediamo. Coraggio, entriamo. Aspetta, chi va là? Oh mamma mia. Deve essere un altro, Ugo, un assistente di Ugo. Dio, questo quanto rompe. Ugo, aiuto Kamiko. Almeno è un allenatore che puoi sfidare sempre per guadagnare punti esperienza. Questo è il lato positivo. Positivo poi. Allora a questo punto mandiamo in campo Spill e Nuzleaf. Allora Spill utilizza geloraggio. Oh no, il nostro attacco è diminuito. Coraggio, Spill utilizza geloraggio su Sunflora e sostituiamo Nuzleaf con il nostro Jolteon. Perfetto. Coraggio. Almeno Spill sarà a livello 31. Ed dovrebbe essere quasi prossimo all'evoluzione. Benissimo, Gyarados utilizza colpo. Oh, Gyarados, non fare il cattivo. Ok, lo utilizza su Jolteon. Molto bene, Spill utilizza geloraggio per mandare KO Sunflora a mento. Eccellente. Cosa? Perché non sei morta? Oh, mamma mia, che pizza. Questi Pokémon ci si mettono di impegno per farti desiderare, non vi dico cosa. Comunque continuiamo, usiamo corpo scontro su Sunflora e usiamo Tono Shock su Gyarados, che nella lotta precedente li hanno uccisi al primo colpo, e questo che voglio sottolineare. Tono Shock manda KO Gyarados nemico. Perfetto. E almeno Spill sale a livello 31. Impara qualche nuova mossa? Grandine! Ottimo! E quindi cancelliamo una mossa per Grandine, vediamo un po' se ne abbiamo di peggiori. Abbiamo Raggio Aurora che ormai è anche obsoleta rispetto a... Vabbè, teniamo Raggio Aurora. Gli abbiamo bloccato Grandine. A questo punto Jolteon riceve un bel po' di punti esperienza. Ed ecco Oppip! Ah, ma quindi adesso rimbuta tutti i suoi Pokémon. Ah, proprio bellissima questa cosa. Sunflora riutilizza la sua Poghirama e manda KO Spill nemico. Io questo assistente mi sta veramente a scocciare un bel po', eh. Ma mandiamo Nuzleaf, ormai non abbiamo altri Pokémon da mandare. Nemico debole. Quindi a questo punto la luce solare è fortissima, ecco, se avessimo Solar Raggio. Utilizziamo Forza Segreta su Sunflora e direi morto su Oppip. E speriamo di mandarlo KO al primo colpo, che cavolo. Beh, Sunflora è KO. E quello non ci preoccupa. Speriamo Oppip non utilizzi parassisteme per allungare ancora di più il brodo. È il turno di Tropius. Ah, un altro Pokémon, ecco. Questo assistente ovviamente ci ruba un sacco del nostro tempo. Jolteon utilizza morso. Vediamo un po', brutto colpo. Oh, finalmente un colpo di fortuna. E mandiamo così KO Oppip nemico. Ora, la luce solare è fortissima. Utilizziamo... Giga assorbimento, no, forza segreta su Tropius e tuono shock su Tropius. Essendo volante dovrebbe levare un bel po'. Ok, Nuzleaf utilizza forza segreta. Non leva neanche un granché. Lo avvelena? No, lo lascia. Ah, oh, sì, l'ho anche avvelenato, perfetto. E a questo punto Jolteon utilizza tuono shock. Coraggio. Ah, signori, come dobbiamo fare? Questo Pokémon con le banane. Tropius utilizza pestone. È minaccioso, guardate. Dio, che Pokémon ridicolo, ma perché l'hanno creato? Cioè, ha una sola evoluzione, d'altronde. Il veleno ha effetto su Tropius, usiamo forza segreta uguale morso. A questo punto non importa più niente. Forza segreta e lo mandiamo a vita rossa. Benissimo, bravo Tropius. E coraggio, Jolteon utilizza tuono shock.
e mandiamo KO anche questo Pokémon. E abbiamo sconfitto questo cavolo di assistente, a meno delle mie, dei miei stivali. E Nuzleaf stava anche per salire al 31. E a questo punto raggiungiamo quella guarda, tutto questo per una Pokéball. Ma pensateci un po', eh. E abbiamo sconfitto il nostro Ugo. Bravissimo Ugo. E a questo punto entriamo all'interno. Va bene, il Grodor Ball. Adesso non lo sto neanche più a sentire. Entriamo nella villa. Andiamo qui a sinistra. Perfetto. Ed entriamo nel laboratorio segreto. Il dottor Kamiko va intanto a leggere un po' di libri, non lo so. Che matto, che uomo. A questo punto andiamo a prendere le Pokéball. Eccola qua. Oh, mamma mia, se non è buona. Caramella rara. Ah, usiamo caramella rara. Strumenti. Vai, dov'è? Eccola qua. E usiamola sul nostro Spill. Che KO. Perfetto, l'abbiamo fatto salire di livello. Spill è passato a livello 32. Molto bene. E guardate, signori, Spill si sta evolvendo. Concludiamo questa parte veramente con un tocco di classe. Ed ecco un altro dei nostri Pokémon che si evolvono. Spill si sta evolvendo in un... puntini puntini... Sileo! Oh, adesso sì che abbiamo un altro Pokémon un bel po' più forte, direi, di una evoluzione base. E poi adesso ci resterà Warrein, che sarà fra un bel po' di livelli. Allora, signori, per questa puntata di Pokémon XD è tutto. Ci vedremo nella prossima puntata. Ciao, ciao!